La presentazione del progetto biennale Apprentissage, un nuovo servizio informativo rivolto alle piccole e medie imprese. Unicamera Piemonte è uno degli ideatori. Che progetto è? È uno strumento per superare una di queste emergenze della nostra società in questo momento, la difficoltà che hanno i giovani di inserirsi nel mondo del lavoro e le necessità delle imprese di trovare all'interno del mondo del lavoro quelle opportunità, quelle conoscenze, quelle professionalità di cui c'è bisogno. Bene, per poter avvicinare questi due mondi, come hanno fatto bene sapientemente magari i popoli di lingua tedesca e meno i popoli di lingua italiana e francese, abbiamo pensato insieme agli amici della Francia di utilizzare una delle opportunità che ci mette un progetto Erasmus della Comunità Economica Europea per facilitare questo approccio, questo avvicinamento a questo tipo di percorso, creando un sito apposito nel quale sia i giovani possono in qualche modo trovare in questo meccanismo le opportunità per potersi inserire proficuamente nel mondo del lavoro e sia gli imprenditori capirne quelle che sono anche le convenienze, che sono uno degli strumenti comunque importanti che oggi interessano gli imprenditori per capire come utilizzando queste nuove formule di apprendistato e di lavoro si possa in qualche modo coniugare quelle esigenze di cui oggi abbiamo bisogno. Quindi un grande progetto che troviamo in sinergia con la Regione Piemonte innanzitutto, con gli amici della vicina Francia. Un progetto legato all'apprendistato, allora conosciamo quali sono i numeri dell'apprendistato in Piemonte per il 2017? Beh, intanto quello che possiamo innanzitutto osservare è che c'è stata una crescita del 22% e che conferma questo dato in salita anche nel 2018, in salita nel senso che aumentano, e quindi abbiamo un aumento di circa il 30% dell'apprendistato sull'inizio del 2018. Questo perché intanto le imprese nel momento in cui conoscono lo strumento, conoscono il contratto dell'apprendistato, comprendono quanto possa essere vantaggioso per la propria impresa, perché permette da un lato di avere un costo sicuramente più basso rispetto a un contratto classico, un contratto a tempo indeterminato, ma permette anche di definire un percorso formativo che risponda alle esigenze specifiche della propria azienda. In Piemonte abbiamo diverse tipologie di apprendistato: l'apprendistato professionalizzante, l'apprendistato per l'acquisizione del sistema duale, così come è stato introdotto dalle leggi nel 2016, e abbiamo anche esperienze di alto apprendistato, cioè la possibilità di qualificare persone per il raggiungimento di una laurea, di un master, di un'alta professionalità attraverso appunto l'utilizzo dell'alto apprendistato e quindi la possibilità di formare persone, ma nello stesso tempo di formarle in base alle proprie esigenze e quindi di costruire competenze che siano sempre di più vicine al mondo delle imprese. Prospettive 2018 con questo progetto. Beh, nel 2018 le risorse che la Regione Piemonte investe ogni anno sono significative, arriviamo a 14 milioni di euro. Quest'anno vorremmo puntare nuovamente sull'apprendistato per il raggiungimento di un diploma e quindi all'interno del sistema dell'istruzione.